Bentornati sul canale Non Aprite Questo Blog. Oggi siamo qua a fare l'unboxing della seconda uscita della serie Midnight Classic, edita da Midnight Factory. Il film di cui stiamo parlando è Carrie, lo sguardo di Satana. Allora, parliamo un po' del film, ragazzi. Questo film qua è pazzesco, cioè ha 42 anni, alla mia età. Sì, sono vecchio. È stato girato da Brian De Palma, insomma, non è proprio uno sconosciuto. Brian De Palma è un regista pazzesco, cioè sicuramente anche i più giovani ricorderanno film come Scarface, Omicidio a luci rosse, che è un film che io adoro, da ragazzino lo adoravo. Carlito's Way, veramente una quantità di film fenomenali, incredibili. E Carrie è sicuramente uno dei suoi capolavori. Questo film qua non l'ho rivisto. Non l'ho rivisto perché voglio rivederlo in questo formato qua, perché è stato praticamente ottenuto da uno scan 4K finalizzato al 2K, quindi insomma è una buona risoluzione. Voglio rivedere, visto che sono, boh, l'avrò visto che ero un ragazzino, quindi saranno 30 anni che non lo vedo, insomma. L'ultima volta che l'ho visto, quindi lo voglio rivedere, però non l'ho ancora aperto perché lo voglio aprire con voi. Oltre al film, nel disco 2 ci sono i contenuti extra, quindi il casting di Carrie, altri speciali che si chiamano Recitando Carrie, Immaginando Carrie, non so cosa di cosa farlo, lo scoprirò andando a vedere poi il disco 2. Le riprese, il montaggio, il casting, le musiche, c'è veramente di tutto. Parliamo anche di Stephen King, perché comunque il film è tratto da un grandissimo bestseller di Stephen King. Per chi è più avvezzo a leggere libri, saprà sicuramente che Carrie, prima di tutto, è un grandissimo libro. Poi è diventato un grandissimo film grazie a Brian De Palma. Ci sono gli spot televisivi, spot radio e il trailer, quindi c'è un sacco di roba. E poi c'è un book di 20 pagine con approfondimenti sul film e foto rare. Questa è una cosa carina. Allora, io non ho letto il libro perché sono ignorante, però ho letto tante cose riguardo al libro e al film, e vi posso dire che il film ha delle diversità pazzesche, tipo che Carrie White, che è la protagonista bionda, in realtà nel libro è bruna, insomma ci sono proprio delle differenze incredibili di aspetto, no? Quindi sono state fatte delle scelte estetiche da Brian De Palma particolari e diverse da quelle che sono presenti nel libro, che secondo me è anche giusto perché comunque ci sta che poi cambino alcune cose. Andiamo ad aprirlo e poi a fine video vi racconterò quello che ha trasmesso a me questo film e vi dico che a me mi ha angosciato, ma perché ero molto giovane quando l'ho visto. Iniziamo a unboxare il cofanetto. Cazzo, dovevo fare la sigla. Volevo fare la sigla stavolta e non l'ho fatta. Vabbè, sigla. We don't need no water, let the mother burn. Burn, mother. Ok, questa era la sigla, bella merda. Andiamo a unboxare con il mio fantastico coltellino. Senza rovinarlo. Stupendo, stupendo, stupendo. Track. Un librettino, praticamente l'hanno fatto come un librettino che si apre. Togliamo questo che è il libro con le foto e un po' di cose, vi faccio vedere com'è l'interno con il film. È fatto a libro rigido, veramente fighissimo, veramente bello. Poi qua sopra già, a me già mi inquieta vedere allora la madre con Carrie, no, questo qua, la madre con Carrie che pregano. È proprio una roba che mi inquieta già tantissimo. Poi vi racconterò perché. Ah, sotto ci sono delle immagini. Guarda, facciamo così. Togliamo per farvi vedere cosa c'è sotto. Sotto ci sono, oh, bellissima, oh, due foto del film, bellissime. Chi ama questo film deve avere questo cofanetto per forza. Poi all'interno c'è il librettino. Questo è il retro, questo è il davanti. Con un po' di scritto. Un po' di cose scritte, un po' di curiosità e foto del film. Tra l'altro, questo attore qua, che è Riccione, per chi è nerd come me, è vecchio, era il Supermax eroe.
walking on air. I never thought I could feel so free. Poi c'è anche un grandissimo attore, vediamo chi lo riconosce. Vediamo chi lo riconosce. Vi metto una musichetta? Vi metto una musichetta? Vabbè, John Travolta, per chi non l'avesse capito, grandissimo attore che ora si è rifatto tutta la faccia. Che negli Stati Uniti è partita questa cosa qua di rifarsi tutti le plastiche in faccia. Poi c'è la bellissimissima attrice che fa Carrie, biondissima, bellissima. E poi c'è la cattiva foto, guardate quanto è cattiva questa donna. Magari in un altro video poi vi dirò come rivedere Carrie dopo tanti anni. Fate conto che Carrie è del 76, quindi è uscito quando sono nato io. Io l'ho visto tanti anni dopo in televisione, probabilmente. Sì, in televisione, perché, ragazzi miei, quando ero giovane io non c'erano videoregistratori in tutte le case, non c'era internet, ovviamente, non c'era niente. Io avevo una televisione vecchia in bianco e nero, poi l'abbiamo avuta a colori, grazie al cielo, quindi se lo passavano lo vedevi, quindi questa era la dura realtà. Carrie inizia con una scena delle docce negli spogliatoi di questa squadra studentesca di prima superiore del liceo, quindi sono tutte ragazzine molto molto giovani. Io che ero ragazzino, proprio wow, che scena, per me era il massimo dell'erotismo, tutte nude che si fanno la doccia, che scherzano. Ha girata benissimo perché c'è questo slow motion all'interno dello spogliatoio, si muove tra le nubi di vapore, insomma è veramente una scena stupenda. Tutto per arrivare alla una delle scene più famose del film, che è lei, Carrie, che si sta lavando sotto la doccia da sola, le altre stanno facendo le sceme da un'altra parte, e si toccandosi sotto si accorge che perde sangue, e lì scopriremo che Carrie ha già dei grossi problemi, perché se non è una ragazzina comunque grande, e nessuno le ha mai parlato del fatto che a un certo punto le sarebbero venute le mestruazioni. Quindi rimane scioccata, eccetera eccetera, e poi da lì in poi scopriremo chi è veramente il male, il diavolo, il diabolico in questo film. Il male sono le persone, sono un certo tipo di oppressione della società, dei genitori. E poi scopriremo che praticamente, vabbè, c'è tutta una serie di grandissimi figli di puttana in quella scuola lì, che la odiano, altri che le vogliono bene, cercano di aiutarla, e poi una grandissima zoccola che è sua madre, che la reprime, la fa sentire sporca, sbagliata. Ma quante ce ne sono di queste storie ancora oggi nel mondo, che poi finiscono in tragedia? Quindi questo è un film significativo e importante, che ha colpito per la sua capacità di parlare schiettamente, apertamente, di un problema diffusissimo. Film della Madonna, è un film che mi sento tranquillamente di dirvi come va a finire, perché ragazzi, se non l'avete visto, se siete dei pischelli, saltate e andate un po' più in là nel video, perché ora vi dico la fine. Alla fine gli fanno questo scherzo terribile, cioè lei viene praticamente eletta reginetta della scuola, coppia dell'anno, insomma, insieme a un altro ragazzo, e gli buttano, per fargli uno scherzo, gli rovesciano proprio mentre la stanno premiando un secchio di sangue di maiale addosso, e lei infatti nelle scene che vedete più iconiche di questo film è sempre coperta di sangue, e lì si incazza di brutto. Si scoprirà già durante il film che Carrie ha dei poteri telecinetici, e li userà alla fine esplodendo con una rabbia naturale. Quella potrebbe sembrare la rabbia di una rabbia eccessiva, ma invece è l'apice della gran rottura di cazzo che c'ha. Giustamente Carrie si incazza e fa bruciare tutto la scuola lì, insomma. Poi nel libro in realtà ho letto che è anche più epica la cosa, nel senso proprio distrugge la città o comunque un intero quartiere. Ok, fine spoiler, questa è Scuola di Cinema Horror.
Brian De Palma e scuola di cinema in generale. Questo è una piccola perla del cinema horror. Ringrazio Midnight Factory di avermi mandato, la metterò nella mia collezione. Vuole avere il top? Oh, stai zitto! Porca puttana. Allora, due cose. Sono andato a uccidere il gatto, che mi si mette sempre a miagolare quando faccio i video. Quindi un giorno lo ucciderò. Se arriviamo a 10.000 like lo uccido. Scherzo. Scherzo, non lo uccido. A noi l'horror piace solo quando è fiction. Ringrazio di nuovo tutti quelli che scrivono sotto i commenti. Chiudo dicendo due cose. Uno, che Anna Silvia Armenese sta scrivendo la recensione perché è la persona più indicata, perché è un amante di Stephen King, ha visto il film, ha letto il libro, farà comunque una recensione molto più dedicata al film, però il suo punto di vista è molto più completo e quindi ci interessa pubblicare la sua recensione di Carrie, lo sguardo di Satana di Brian De Palma 1976. Tra l'altro è bellissima l'illustrazione, è veramente bellissima questa illustrazione qua, fatta ad hoc, non so da chi. Se lo scopro ve lo metto nei dettagli sotto il video. Fatemi sapere se lo avete visto, se vi è piaciuto. In più voglio sapere se avete visto i due remake che sono stati fatti, perché io mi sono sempre rifiutato di vederli. Se anche solo uno di voi mi dirà hanno un loro perché, o uno dei due non è male, o ci sono delle buone intuizioni, me lo guarderò. Ricordatevi di iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, di lasciare un like o un dislike, fate un po' come cazzo vi pare, e ci vediamo al prossimo video.